lasciare insomma spazio alla discussione, volevo fare una domanda a Fabio, una domanda a voi. E a Fabio, insomma, parlandone, ti avevo detto che mi aveva molto colpito la parte che avevi dedicato alla vita di Romina in carcere, diciamo. Quindi ti volevo chiedere, mi avevi raccontato delle cose, ti vorrei chiedere insomma di raccontarci quello che ti ha raccontato Romina, in particolare di questa esperienza, perché hai deciso nel fumetto di dedicare una buona parte insomma a questo aspetto, e quindi anche alla difficoltà del vivere in carcere, la repressione in quegli anni. E poi, ecco, una domanda che vorrei fare a voi rispetto, insomma, tu proprio parlavi anche un po' della repressione medica e poi anche poliziesca, però oggi da un lato, ecco, i primi di gennaio vicino ad Ancona c'è stato un altro episodio di attacco ad un gruppo di prostitute trans, quindi io, cioè, quello che volevo chiedervi è se da una parte passi avanti sono stati fatti e rispetto un po' alla condizione degli anni 60, quella repressione brutale e feroce, d'altro canto oggi comunque viviamo dei forti episodi di violenza anche nei confronti di trans, prostitute, omosessuali, che però vengono molto spesso derubricati come casi di cronaca e non affrontati magari come invece violenza, transfobia, quindi che comunque rimette in causa un po' la società, la cultura, il moralismo e quant'altro. Quindi che tipo anche di condizione materiale, per esempio, oggi si vive dentro la crisi, che sappiamo che colpisce un po' le figure più deboli, quindi anche le meno garantite, e anche i vari pacchetti sicurezza che continuano a marginalizzare, quindi se non ad individuare proprio dei capri espiatori. Quindi qual è un po' il passaggio insomma da quegli anni ad oggi, quando delle nuove forme comunque di repressione, di esclusione esistono ancora, sono ancora molto forti, insomma. Sì, per quanto riguarda l'esperienza di Romina e il carcere, io nel fumetto ho messo soltanto una scena, ho parlato di quando lei è in carcere in attesa di giudizio, poi verrà processata e verrà appunto condannata al confino. Dopo il Turino, però in effetti lungo la sua vita Romina ha avuto a che fare col carcere più volte, e tra l'altro la cosa particolare è che ha provato sia il carcere maschile che quello femminile, è stato riformatorio da piccola, e poi è stata in carcere appunto dopo dopo aver infranto il coprifuoco per fare 2 o 3 mesi in attesa della condanna, e poi è stata in carcere a Foggia, se non sbaglio, al ritorno degli ultimi 2 mesi alla fine del coprifuoco, e poi è stata in carcere successivamente un'altra volta sempre per la condanna di, diciamo, come si dice adesso, non mi viene, comunque, ecco, perché sostanzialmente perché portava una minigonna, ovviamente un pretesto, e questa volta in un carcere femminile perché dopo l'operazione, quindi li ha provati entrambi, e tra l'altro da quanto ho capito non è che uno sia stato meno duro dell'altro, anzi anche in quello femminile ha subito delle violenze e prevaricazioni da parte soprattutto delle guardie. Qui racconto quindi soltanto questa scena nel carcere maschile. In realtà ho scelto di non rappresentare questa violenza per non appesantire troppo, o meglio, Romina soltanto lo racconta questa sua amica Silvia che va a trovarla in carcere, e mentre invece la scena è molto in realtà più leggera, perché è la scena di questo spogliarello, di questo spettacolo che Romina fa per sostanzialmente per gli altri detenuti. Infatti una sera si accorge che se stava seduta sul letto nella sua cella, la luce della lampadina proiettava sul muro opposto alla sua stanza, alla sua silhouette, e quindi quando inizia a spogliarsi per andare a letto inizia a sentire i fischi e le urla degli altri carcerati che la vedono dalle finestre, e quindi improvvisa uno spogliarello.
questa scena, insomma, mi sembra molto fondamentale per raccontare anche questo aspetto della personalità di Romino, ovvero di come, nonostante tutte le difficoltà, in realtà lei l'ha sempre vissuto con grande ironia. Comunque è sempre stata pronta a vivere al massimo la sua vita, credo, non lasciarsi abbattere, a superare le difficoltà, e quindi c'è sempre questo elemento della spettacolarità, della favolosità, direbbe Porpora, che quindi a volte va anche oltre quella che era invece le difficoltà oggettive che ha affrontato durante la sua vita. Poi loro parlano così bene che io spero di ascoltar loro e non so che altro dire. Beh, l'emozione comunque ci sta sempre, no? Te l'ho detto prima, è meglio non perderla, perché... No, volevo dire intanto che Romina, se fosse stata a Bologna, sarebbe stata qui stasera, no? Solo che lei, passa l'inverno, sverna in zone calde, quindi è in Africa e torna a marzo. E quindi, se no, ci sarebbe stata sicuramente, perché lei, nonostante la sua età, di cui non si parla, non è dato di sapere, però sta bene. Delle situazioni, come dire, molto carina da questo punto di vista. No, non solo da questo punto di vista, da tutti i punti di vista. E tu dicevi prima cosa è cambiato. Intanto credo che siamo cambiate noi, siamo cambiati noi, perché la controparte, per quanto mi riguarda, è la stessa. Io dico sempre che per me è molto chiaro chi sono i miei nemici, cioè non è che ci sta tanto da girare, no? Intorno si parla di una cultura veteropatriarcale, ed è quella cultura veteropatriarcale che non mi contempla, che non mi accetta, che mi esclude. Quindi, come dire, per quanto poi ci vogliamo parlare, e ce n'è di gente che ci parla, ci riparla su sta storia, dobbiamo tentare, dobbiamo fare, però per quanto mi riguarda è quello il muro. Un muro che negli anni 60 e 70 si stava sgretolando sotto la spinta forte, dei movimenti in tutto il mondo, ed erano movimenti veramente che hanno segnato, che poi non è che sono nati così all'improvviso, magari, come dire, ognuno può ritrovarli, ravvisare i semi in tante altre cose. Comunque, insomma, le cose non nascono così da sole, fanno parte dei percorsi. Potrebbe essere la lotta di liberazione, altri movimenti, comunque c'è un seguito che hanno portato a quel boom degli anni 60 e 70, dove tutti si sono sentiti forti e pronti per urlare. E anche il carcere, anche le persecuzioni pesavano meno, perché ci si sentiva in un contesto vicino proprio. Io sono stata in carcere e più o meno per lo stesso motivo, ma tutte le persone trans sono state in carcere in quel periodo, questo sia ben chiaro, perché era quella la situazione, non c'erano altre. Tutte le persone trans si sono beccati le botte dai fascisti, quindi, come dire, diciamo le cose col loro nome, senza girarci intorno. E prima, come dire, c'era un terreno, una situazione che io definisco primaverile, no? Cioè è in espansione, i prati erano in fiore.
Oggi diciamo quelli che erano i nostri nemici, che stavano più parati, si sono ripresi quello che ci hanno avuto da sempre. Quindi è come dire, è venuta meno una nostra forza propulsiva. Cioè quelli che menano oggi, gli svastichella che, vuol dire, che accoltellano la Finocchia a Roma, ma quello si è saputo, ma ce ne sono centinaia ogni giorno di aggressioni di questo tipo. Cioè nonostante vengono fatti passare per i pazzi e i matti della situazione, no? L'omofobia, la transfobia è di una persona che, ma per me no, è un fatto culturale. Fa parte, come dire, di una cultura che sta girando, di, vabbè, chiamiamola cultura, insomma, ci capiamo, no? Che dilaga nel paese. E come dire, i sintomi, i segni dovrebbero essere chiari, quindi mi stupisce chi invece non riesce a trovare le origini della, oppure il perché della violenza alle persone trans. L'Italia è al primo posto in Europa per omicidi di persone trans, e cos'è, un caso? Perché forse dell'acqua che ci beviamo in Italia ci mette la predisposizione a ammazzare le trans, oppure che l'aria ci porta ad uccidere le trans? No, in Italia ci abbiamo una realtà, ci abbiamo dei poteri forti di un certo tipo, ci abbiamo un papa che dice la natura ha creato l'uomo e la donna e tutto il resto è abominio. È chiaro che 2 più 2 fa 4 al mio paese. Questo per rispondere a quanti, e sono tanti, quando ci sono questi casi, come dire, restano esterefatti, oddio, c'è la transfobia, c'è l'omofobia, come se, come dire, apro la porta la mattina, piove, oggi c'è il sole, oggi ci sta la transfobia, dobbiamo lottare, dobbiamo batterci per la transfobia. Sì, ma se non capisci il senso, dove nasce la transfobia, dove nasce il pregiudizio, dove nasce l'ostilità, dove nasce l'esclusione, come dire, è la battaglia persa in partenza. E credo che in Italia l'operazione molto sottile che è stata fatta è quella di un massacro culturale senza precedenti, ad opera della televisione, ad opera di tanto altro. E su questo azzeramento culturale c'è stato costruito di tutto, di più, sono stati costruiti mostri, una realtà che io non riconosco più e che non mi riconosce più, quindi di questo stiamo parlando, una realtà dove gli omicidi e la violenza nei confronti di persone trans, e non solo, di immigrati, di gay, di lesbiche, ha toccato dei livelli così alti, ma così alti, che la stessa Europa ha richiamato l'Italia l'anno scorso, dice guardate che questi livelli non sono più possibili, non sono più tollerabili. Sabato al MIT ospiteremo una delegazioni unite che vengono in Italia per come dire, verificare sulla violenza alle donne, che ha raggiunto livelli assurdi. Allora, se non diamo un nome e non diamo, come dire, non ricostruiamo il senso, il significato di questa violenza, come dire, non riusciremo mai a venirne a capo, non riusciremo neanche a dare una spiegazione. Per me il nome e il senso ce l'ha questa violenza, che per quanto ci si gira intorno, è una cultura, è un pensiero escludente. Io prima, per semplificare, ho usato il termine, è la cultura vetero-patriarcale, il termine che usava Mario Mieli, vetero-patriarcale, cioè è quella, non può contemplare quella cultura, persona trans che, come dice, decostruisce l'identità di genere data, il maschio e la femmina, il maschio che corrisponde all'uomo e la femmina che corrisponde alla donna. Cioè quella cultura non lo prevede tutto questo, per cui prima ti rinchiudeva nel manicomio, poi ti ha rinchiuso le carceri e oggi, non potendolo fare normalmente, manda i suoi scagnozzi, i suoi cani da guardia a bastonarti, a ammazzarti, a ucciderti. Quelli sono dei riproduttori, come dire, a volte non so quanto inconsapevoli o consapevoli di quella logica, di quella cultura che dice la natura ha creato l'uomo e la donna e tutto il resto è abominio. Quando ci diranno se la natura ha creato il Papa, allora potremo discutere. Ecco, non sei scaldata adesso. No, sì, sono
sono molto d'accordo ovviamente con quanto dice Porpora. La cosa forse bisognerebbe capire dove passano adesso i nodi di esclusione, cioè ovviamente rispetto agli anni 60, quando non c'era neanche una legge rispetto alla transizione, abbiamo, no, i consultori, una serie di, un percorso codificato, cioè in qualche modo alcuni passaggi ovviamente si sono fatti, però il problema grosso è che non c'è stato un passaggio culturale e sociale condiviso, per cui è possibile fare la transizione, ovviamente è possibile fare una serie di percorsi trans, transessuali, transgender, eccetera, ma ad esempio c'è una prossima esclusione dal mercato del lavoro, il fatto di uscire dal destino della prostituzione non è ancora scontato, ma sono di oggi, ad esempio, cioè l'atteggiamento rispetto anche alla prostituzione è quello che è, cioè in questi giorni noi assistiamo qua a Bologna alla schedatura delle prostitute, probabilmente a fini di lotta all'evasione fiscale, nel senso che in questo momento l'Europa ci sta ordinando, più che di rispettare i diritti civili, di fare una serie di conti con il debito, eccetera, no? Quindi paradossalmente si arriva a una persecuzione anche su quel piano e a un controllo che non si vedeva da prima della legge Merlin, cioè il fatto che le prostitute, dico le prostitute in generale, dando per scontato che ovviamente dentro la prostituzione c'è una prostituzione trans anche, vengono schedate e gli viene chiesto quanto guadagnano più o meno all'anno, cioè probabilmente nella prospettiva di andare a mettere le mani anche su questi soldi. Quindi diciamo che cambiano le forme, nello stesso tempo i livelli di violenza, probabilmente proprio perché alcuni ruoli e alcuni poteri sono entrati in uno stato di indeterminazione in qualche modo, no? Sono stati messi in discussione. E questo non vuol dire che non si continuino a riprodurre o a prodursi o anche ad affermarsi in modo ancora più violento. Quindi qui sarebbe un discorso molto lungo da fare anche su questa recrudescenza di violenza dentro le relazioni di intimità, eccetera. Quello che dice Porpora su anche l'indebolimento nostro è molto vero, nel senso che, e questo lo imputo in generale al movimento e ancora di più alle persone LGBTQ, al fatto che noi stessi siamo molto spesso fuorviati da una percezione di relativa vivibilità e di relativa miglioramento delle nostre condizioni, per cui abdichiamo alla nostra lotta, perché lottare è difficile, farlo tutti i giorni è molto difficile, la tentazione di voler essere una persona normale che non passa la sua vita ad affermare il fatto, cioè la sua sessualità e il suo genere, ma che vorrebbe in qualche modo realizzarsi nella sua totalità, ovviamente è molto forte. E quindi il fatto comunque di cercare di passare sotto traccia, in qualche modo di mimetizzarsi socialmente, di riuscire a stare dentro lo spazio biopolitico che in qualche modo ti è concesso, quella circolazione che ti è data, è molto forte. E quindi rispetto agli anni 70, in cui chi usciva era immediatamente costretto a resistere, a attivarsi, perché veniva emarginato, adesso le linee delle emarginazioni sono molto più sottili e sono anche una forma in qualche modo di autoregolazione, no? Per cui io decido che posso essere me stesso in alcuni ambiti, in altri meno, comunque mi modulo, se sono sul posto di lavoro mi comporto in un certo modo, se non lo sono in un altro, non rivendico la mia soggettività sempre, comunque, dovunque, perché farlo mi costa troppo e comunque i prezzi sociali ancora sono molto alti. Perché ovviamente, e nello specifico trans in particolare, c'è un problema molto forte, perché comunque l'accesso al lavoro è completamente negato, ma non parliamo dei servizi, ma questo l'avrebbe detto Porporas in un altro momento, comunque sono cose che abbiamo condiviso tante volte, l'accesso ai servizi sociali, abbiamo una generazione ad esempio di trans che arrivano a età avanzata, e che i cui bisogni specifici non sono minimamente
pensati dentro a un welfare che a sua volta è in crisi e viene completamente smantellato, quindi figurarsi se in questo momento riesce a rimodularsi sulle varie soggettività. Quindi forse la differenza anche rispetto a questi, a questo periodo propulsivo e di lotta è anche che siamo che dentro la crisi possiamo forse trovare una dimensione diversa, ovvero non abbiamo più quasi niente da perdere e quindi la lotta diventa interessante proprio perché non ci possono togliere più nulla. E quindi non, forse ci arriveremo a dei livelli di attivazione, di attivismo, di partecipazione nel movimento più elevati, proprio perché ci stanno togliendo tutto e a questo punto qualsiasi margine di mediazione salta. Non siamo però ancora a questo punto, quindi siamo ancora al punto, secondo me, in cui ognuno cerca, soprattutto tra le soggettività minoritarie, di stare aggrappato a quello poco che ha, a quel poco che ha, a quella margine di vivibilità che per inciso in Italia si può circoscrivere a 4-5 città, cioè non è che siamo, cioè voglio dire, le comunità LGBT stanno a Bologna, Milano, Roma, Firenze, Torino, Venezia, Catania, micro Napoli, eccetera, però voglio dire, al di fuori tutto il resto è terra di nessuno. Cioè terra di nessuno in cui ancora tu rischi di girare la strada e ti possono saltare addosso. Poi io posso essere smentito in qualsiasi momento, ovviamente le eccezioni sono ovunque e c'è un micro lavoro ovunque, molti passaggi si sono fatti, e però siamo sempre in quella dimensione in cui tutto sembra passare, ma improvvisamente ti puoi trovare di fronte l'aggressione, ti puoi trovare di fronte all'esclusione, ti puoi trovare di fronte a gli insulti, eccetera. Quindi insomma il lavoro da fare è ancora molto, e ovviamente io credo che non sia un lavoro da fare solo dal punto di vista LGBTQ, che non sia solo una questione che può essere affrontata in forme lobbistiche o separate, ma che sia una questione che implica una trasformazione politica, culturale e sociale più ampia, e quindi deve investire tutto il movimento. Cioè ognuno e ognuna si deve fare carico di questo, a partire da il proprio linguaggio, il proprio spazio, la propria consapevolezza, perché penso che di consapevolezza in giro non ce ne sia poi così tanta. Cioè diamo per scontata una serie di cose che non ci sono più o che ci stanno via via, diciamo, togliendo, no? E quindi continuiamo a fare questo lavoro di, da una parte, di ricostruzione, di genealogia, ma anche di pensarci dentro a questa contemporaneità, pensare alle forme del potere contemporanee e a come agire dentro quelle. Altrimenti il fatto di non avere più il manicomio e il carcere dietro l'angolo ci può far illudere in qualche modo di essere liberi, non so come dire, ma la libertà è una parola grossa e non so chi possa sentirsi totalmente liberato, anche solo su un piano della propria identità di genere o sessualità.